Ok, in questa storia ci sono diversi protagonisti. La prima, ovviamente, è una canzone, ed è Feel Love di Donna Summer, forse il più grande o quantomeno uno dei più grandi hit della disco music. Poi però ci sono altri protagonisti. Una è una città, ed è New York. Uno, ma soprattutto il personaggio di questa, di questa storia, è uno di cui forse non sapete nulla, e che forse è meglio che continui a restare un certo anonimato, e che chiameremo Joe ma poi ci torneremo dopo. E poi c'è un tipo di musica, cioè la disco music. Analizzeremo tutti quanti, però è meglio partire dall'inizio, innanzitutto dalla città. La città è New York, molto spesso quando si ha a che fare con la musica, la città è sempre New York. Ma questa non è la New York che siamo abituati eh, ad apprezzare, eh, a vedere come la città dove tutto succede. O meglio, sì, succede tutto, ma in un modo che forse non è così invitante, perché la New York di metà, della seconda metà degli anni 70, è un postaccio, un posto dove ci sono continue violenze, furti, la criminalità è altissima dove nelle città ci sono dei ratti che corrono più veloci della gente che va al lavoro. Ehm, questa città non è una città accogliente, anzi, eh, chi, chi ci sta dentro è un sopravvissuto. I new dell'epoca sopravvivono a New York stessa e sono felici, sono orgogliosi di esserlo. In questi giorni sta girando un bellissimo documentario, definirei una, una miniserie di incontri con Fran Lebowitz, una scrittrice umorista newyorkese, iper newyorkese, eh, diretti e condotti da, da Martin Scorsese. C'è un punto che descrive perfettamente com'era la New York di quegli anni. Cioè in quegli anni, nella Disco Music che analizzeremo, insieme alla Disco Music c'è anche il punk. E il primo gruppo punk, quello che ha ispirato poi il punk inglese, sono le i New York Dolls, cioè un gruppo di travestiti appunto da bambole che prende il rock and roll e lo, lo trasforma nella sua misura estrema, più glam, a quella che diventerà poi il punk dei Sex Pistols. E loro erano soliti, erano le bambole di New York, appunto tutte andavano a vederle. E a un certo punto il locale dove loro si esibivano, che era uno di questi, dei tanti vecchi palazzi fatiscenti di New York, una notte cade giù, crolla, boom, fortunatamente senza nessuno dentro. E quello che dice Fran Lebowitz è molto divertente, perché dice quando glielo dicono per la strada gli dicono, ah, sai il palazzo dove suonavano i New York Dolls?» È caduto e lei dice: Ah, ok, è caduto. Cioè, non si stupisce. Era normale. New York in quegli anni era una città dove i palazzi cascavano e dove era difficilissimo e pericolosissimo uscire la sera. Insomma, un postaccio, un postaccio generalmente ha come colonna sonora una musica molto dura, <ride> non a caso appunto abbiamo detto le New York Dolls, New York era la città dei Velvet Underground, lo sarà più avanti dei Sonic Youth, del punk eh, che anche qui troverà ovviamente una sua dimora. Però in questo momento, cioè nella seconda metà del 1977, c'è una reazione, del, degli anni 70 scusate, c'è una reazione, e la reazione è quella della disco music, c'è cioè, un tipo di musica che assolutamente e totalmente godereccia. Solare, anche se si esprime per la maggior parte nelle notti dei club. Ed è probabilmente la disco music a rileggerla, forse è la, la reazione interna, quasi fisica, della musica agli anni 70. Cioè la disco music sono già gli anni 80 che entrano nel corpo agli anni 70, gli anni 70, difficili, duri, spigolosi eh, delle lette politiche in cui tutto era complicato, della droga ovunque, dove tutto era anche impegno, era soprattutto. Era obbligatorio che fosse, ci fosse una sorta di impegno politico. La disco music è tutt'altro: è disimpegno, è goduria, è la musica del corpo, è la musica che serve a trainare all'interno dei club la gente che va a ballare, a divertirsi, ad essere libera. Non a caso è una musica di liberazione soprattutto per il movimento gay che all'epoca fa della disco music una bandiera. Moltissimi eh, interpreti eh, di disco music saranno gay dichiarati e all'epoca non era così semplice. Si va e si gode, si balla e c'è un suono per tutto questo, ma soprattutto ci sono delle regole. Quali sono le regole? Non dovrebbe esserci regole per una musica che è semplicemente appunto di liberazione, di godura e di divertimento. Ma come abbiamo detto, la disco music, una musica per ballare, non può che compiersi all'interno dei club, laddove si va appunto per danzare, divertirsi, fare sesso e consumare droga, perché queste erano le leggi della liberazione assoluta. E c'è un posto, il posto principe perfetto per compiere tutto questo, appunto, è a New York, è il leggendario Studio 54. La cattedrale della, della disco music, laddove eh, sappiamo sappiamoci la febbre del sabato sera ci sono stati il famoso film di John Travolta. Ci sono stati dei locali, forse dal punto di vista musicale, ancora più creativi. Ma lo studio 54 è quello che sintetizza meglio. È il posto dove la disco music risplende più che in altri posti. Ed era semplice entrare allo studio 54? No, non l'era fatto. E questo è strano perché appunto dovrebbe essere di tutti, ma non è così, perché la Disco Music introduce, con i suoi luoghi e i suoi rituali, un sistema di selezione all'ingresso. Ma lo Studio 54 intanto si lega al, al suo proprietario, Steven Rubel. E che poi lo, lo, lo prenderà insieme a un altro, a un altro socio, Jean Schrager, ma è soprattutto Steve Rubel, o Rubel che, che lega il suo nome allo studio 54. Lui era un, un tipico personaggio newyorkese, figlio di un impiegato delle poste di Brooklyn che, per un certo periodo, ehm, diventò una specie di stella, anzi, cercò di diventare una stella del circo del tennis. In realtà, il tennis non gli piaceva così tanto, nonostante suo padre avesse fatto sforzi per renderlo un tennista professionista, cosa che lui Sfiorò per un certo periodo, dopodiché frequentò dei corsi di economia e capì che soprattutto gli interessava fare soldi e divertirsi. E quindi innanzitutto con il suo socio aprì dei ristoranti, delle bisteccherie, e funzionarono. In un certo periodo avevano quattro ristoranti nella New York che lentamente cominciava a emergere da quella specie di inferno urbano che era all'epoca, però non era sufficiente. E allora ha deciso che volevano un locale, un locale tutto loro. Steve Rubel voleva un locale che non fosse uguale a nessun altro locale in città, voleva il suo locale, il suo paradiso artificiale, dove ballare, divertirsi e fare storia. E quindi compra, compra quello che diventerà poi lo Studio 54. Lo compra da un altro personaggio della New York dell'epoca, un ex indossatore arrivato da Hamburgo, che lo venderà per 400.000 dollari. E così lo Studio 54 parte parte: con i presupposti più pazzeschi che ci fossero all'epoca, perché lui ha ben chiaro fin dall'inizio che doveva essere qualcosa che non esisteva. Quindi all'ingresso drappi di seta rossi, eh, alberi di fico alti 6 metri, tutto lusoreggiante e soprattutto la promessa che una volta varcato quelle porte di velluto rosso, là dentro sarebbe successo di tutto, che è esattamente quello che capitava. E allora torniamo a quello che dicevamo prima, nonostante la disco music fosse una musica per tutti, una musica dove tutti andavano per godere, divertirsi ed essere liberi, all'interno dello Studio 54 non sempre era facile entrare. Anzi, non lo era affatto. Lo Studio 54 e la disco music che là dentro eh, tuonava, introducono un elemento di estrema modernità, per quanto triste e paradossale possa essere. Esiste una selezione. Tu sei famoso. Tu non sei famoso. Ecco, i famosi entrano oramai, anzi nei giorni oggi, essere famosi, essere popolari è fondamentale. All'epoca non era esattamente così, perché all'interno dello Studio 54, dopo una selezione accuratissima e spietata, che veniva fatta da due leggendari ehm, guard che stavano all'interno, ma soprattutto da Steve Rubel che quando decideva... Chi entrava e chi meno applicava un metodo che veniva definito pulire l'insalata, cioè dare una mescolata all'insalata e quindi agli esseri umani. Stabilivano che poteva entrare chi no, secondo un sistema che non era semplicemente legato a chi fosse famoso, a chi fosse cool, ma a chi anche potesse diventare cool. Era un po' l'idea del grande fratello moderno in nuce: cioè, tu sì, sei interessante, sei strano, puoi funzionare là dentro, tu sei famoso, sei conosciuto, ma non ci piaci, stai fuori. E non c'era possibilità di appello e questo invece che generare un fastidio aumentava semplicemente di più il desiderio di voler essere, di voler essere uno dello studio 54 e star lì dentro, quindi le code fuori erano infinite. Immaginate tutta questa gente che, che, che spietatamente Steve Rubel e i suoi bodyguard chiamavano la gente grigia, cioè quelli che non erano rilevanti, che non erano così famosi, che facevano queste code code fuori al freddo e dentro si dico, tum, 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 tum il rumore dei bassi della disco music che pompava che erano più nemmeno il flauto magico di un'idea dentro di goduria assoluta del corpo e della danza delle persone che c'erano dentro perché intanto cominciavano a girare fuori, fuori dal locale de, dei racconti incredibili succedeva di tutto la, ed era veramente così all'interno dello studio 54 c'è un impianto luci incredibile c'erano 54 luci Forse per una simmetria numerica, completamente differenti. C'erano dei tendaggi broccati, ehm, c'era una, una console per il DJ mai vista eh, e c'era soprattutto, eh, a, un, a un certo punto della serata, c'era sempre una luna artificiale che scendeva e c'era l'uomo della luna argente, un ballerino che scendeva con un cucchiaino e quello che offriva ai presenti era ovviamente una sostanza vietata ma era la sostanza che non era vietata là dentro perché dentro lo studio 54 sulla nota della disco music nulla era vietato e chi voleva entrare? volevano entrare tutti i famosi e quelli che non lo erano appunto la gente grigia e se l'agenda la, la narra che tutti abbiano fatto fatica forse persino Sinatra una volta Frank Sinatra il dio di New York lo guardarono e gli dissero ma sì, dai, Frank, entra. Cher pare che sia stata rimbalzata una volta. Poi succedevano delle cose spietate che all'epoca vennero definite giustamente persino fasciste. Cioè, due ragazze che cercavano di entrare dentro vennero fatte spogliare completamente, e una delle due ebbe un principio di congelamento ai capezzoli. Poi vennero fatte entrare, sembra. Ma invece così non capitò ad una coppia di sposi che, dopo essersi sposata a New York, si presentò davanti allo studio 54, ancora con gli abiti nuziali eleganti davanti. E i due buttafuori le guardarono e dissero: Tu sì, tu no. E incredibilmente lei no, era la sposa. E lui entrò, il marito, il giorno del matrimonio, disse: mi spiace, cara, mi hanno selezionato. Non posso non entrare, non posso non andare a ballare là dentro e eh, andare al bar a prendere qualcosa, magari servito da Alec Baldwin, che stava al bar con i, i pantaloni da ginnastica di satin grigio e la maglietta con le maniche tagliate. E la moglie rimase fuori e lo aspettò a testimonianza che tutto questo sembrava assolutamente normale. E all'epoca, credetemi, era una cosa che non succedeva. Quindi tutti fanno fatica a entrare. E allora torniamo a quell'uomo di cui abbiamo parlato all'inizio, che abbiamo chiamato Joe, che è uno che probabilmente non passerà mai alla storia della, della musica, però secondo me dovrebbe passare alla storia del costume, perché è un martire, un martire assoluto. Chi è Joe? Joe è qualcuno che non conta nulla, è un newyorkese probabilmente, che vuole assolutamente entrare lì dentro. Ha letto sui giornali, ha sentito la radio che dentro ci sono dei parti incredibili, ed è così. Bianca Jagger, la moglie di Mick, un giorno festeggiò il suo compleanno all'interno dello studio 54 entrando a cavallo con un enorme stallone bianco tra gli applausi dei presenti. Certe volte organizzavano delle feste per cui chiunque fosse ammesso entrava all'inizio e c'era un quartetto di violini che dedicava a ogni singolo, ehm, eh, ogni singolo fruitore dello studio 54 una serenata. Si diceva che ci fossero delle orge incredibili, che bastasse mettersi d'accordo e potevi andare su all'interno della, della balconata e consumare sesso liberamente, oltre a sacchi pieni di droga, ascis. Insomma, il paradiso artificiale a disposizione di tutti, ma non di Gio, perché uno della gente grigia, è uno qualunque ogni volta viene rimbalzato e allora li vede tutti sfilare vede dentro anche gente non famosa che è diventata famosa grazie allo studio 54 perché come dicevamo qualcuno grazie all'intuizione di Steve Rubel e dei suoi buttafuori e da un'idea di modernità ripeto da grande fratello per cui tu sei nessuno ma possiamo farti diventare qualcuno entrava tra questi c'era Potas che era un travestito spagnolo c'era Disco Selli, un 68enne ex avvocato che era un mago dell'Astol. L'Astol era il ballo tipico e molto difficile della disco music. E poi c'era Rollerina che era una stella dei pattini a rotelle: si muoveva solo sui pattini e danzava sul ritmo dei, 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 dei suoi pattini. E con lui li vedeva passare e diceva: Ma perché loro sì? Perché loro no? E alla fine decide che non ce la fa più. Non ce la fa più e prova il gesto estremo per entrare, è stufo di farsi buttare fuori, è stufo di sentire tum 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 tum, di sentire probabilmente I feel love di Donna Summer che echeggia e di rimanere fuori al freddo, e allora tenta un gesto estremo, quello che molto spesso noi vediamo nei film americani, succede quasi sempre, a un certo punto, spesso negli horror, e questa se vogliamo è una storia horror, di qualcuno che a un certo punto deve scappare o, meglio, vuole entrare in un posto e, se è costantemente lasciato fuori, a un certo punto entra nell'impianto di reazione. Avete presente quei tunnel di lamiera grigia in cui, soprattutto quelli più, eh, più snelli più magri, si infilano e cercano di arrivare eh, in una stanza precisa, a liberare qualcuno, a compiere un furto? Entrano nell'impianto di reazione. E Tunnel Joe fa esattamente questo, perché questo è il soprannome che io mi sono permesso di affibbiare. Tunnel Joe, il Joe che nessuno conosce, decide di entrare nel tunnel per entrare nello Studio 54. Non mi fate entrare? Nessun problema, mi infilerò io qua ed entrerò dentro e mi infilerò e verrò a ballare insieme a Bianca Jagger e insieme ai ballerini seminudi che ogni sera esaltano questa, questa festa, perché ogni sera era festa allo Studio 54. Delle volte c'erano dei motociclisti, eh, delle una, una sera eh, replicarono costante, perfettamente in maniera esatta Shanghai. Cioè, ecco, è questa l'idea. Là c'è il paradiso? C'è qualcuno che mi vieta di entrare nel paradiso? Non c'è problema, lo fa. io entro lo stesso. E questo è il grande segreto che si porta dietro lo Studio 54 con la sua colonna sonora. Il fatto che qualcuno sia disposto a fare di tutto per essere parte di qualcosa che è chiacchierato, che è sulla bocca di tutti, per diventare famoso in qualche misura. E questa è una storia, la blocchiamo con un altro. Quindi blocchiamo in un attimo lo studio 54 e Tannel Joe che è lì a Carponi, che entra fra le lamiera sentendo tum 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 tum. E quello che sente che cos'è? Quello che sente è il suono della disco Music e non c'è nessun inno che rappresenti meglio la disco music di I Feel Love di Donna Summer. Beh sì, è un brano epocale, anzi, è il brano che più eh, cambierà la storia della musica. Pensate che eh, eh, vi leggerò la dichiarazione di Bowie stesso, che all'epoca eh, si trovò con, con Brian Eno, il leggendario produttore, Allianza Studios a Berlino, era il periodo della trilogia berlinese che avrebbe reinventato anche il suono della musica rock. E il periodo, ricordiamolo, anche dei craftwork, in cui la musica elettronica comincia a essere dominante e a imporsi, non è più una sola musica accademica, ma una musica che entra nel linguaggio del rock e del pop. Immaginiamo poi, tornare indietro ad analizzare, immaginiamo però che i Phil Love sia già, sia già stata pubblicata, e questo avviene il primo maggio del 1977. Comincia a suonare e Brianino la sente per primo, ed essendo forse Brianino il più grande. Inventore di suoni della storia della musica rock o pop, intuisce esattamente la grandiosità della canzone. E questa che vi leggo è una dichiarazione di David Bowie stesso. Bowie dice: Un giorno a Berlino, Brianino arrivò di corsa e mi disse, Ho sentito il suono del futuro, mise sul piatto I feel love di Donna Summer e ricominciò. Non c'è storia. Questo singolo è destinato a cambiare il suono della musica da club per i prossimi 15 anni. E come sempre, Brian Eno ci aveva visto perfettamente, perché I Feel Love, e questo si può dire poche volte nella storia di musica, della musica, è qualcosa che prima non esisteva. Perché sì, c'è il ritmo, c'è il ballo, ma non è un ritmo banale. È un ritmo metronomico, quadrato, quasi disumano. La differenza è che molta disco che, e, e, che, prende, che ha radici nella musica nera, black, e nel soul, nel funk, nel filly sound, in un modo di comporre e di cantare che era destinato anche al ballo, era una musica calda, umana. I Feel Love, pur essendo trascinante, sexy, in un modo quasi agido, in realtà è macchina pura. Perché? Perché mutua il suo ritmo, che è perfettamente metronomico, non molla mai, è un incedere costante, appunto dalla musica elettronica, soprattutto da quella dei Kraftwerk, il gruppo tedesco che aveva, eh, il cui connubio tra uomo e macchina aveva determinato degli stilemi assolutamente nuovi nella storia della musica. E chi è che intuisce questo? Chi c'è dietro? Alla, alla vocalist straordinaria che è Donna Sam, di cui parleremo, ma chi è l'architetto sonore di tutto questo? È Giorgio Moroder, l'altoatesino, qui lo vediamo meglio, il baffo che uccide, insomma, come baffo non scherza: altoatesino che in realtà si era trasferito a Monaco e lì aveva immaginato una forma diversa di musica. Quindi quasi tutta agida, quasi tutte macchine, le macchine dei Kraftwerk ma non così intellettuali, le macchine basate su sintetizzatori e su Moog, che è l'elemento base di I Feel Love, che portassero ipoteticamente a un infinito lo, del, lo scandire del ritmo. Un ritmo endless, per citare appunto una, una, un aggettivo tipico dei Kraftwerk, qualcosa che è una macchina che va avanti potrebbe non fermarsi mai. E dietro a questo, al fatto che le macchine, le macchine sono fredde, come quelle lamiere in cui a ah, Carponi Tunnel Joe sta cercando di entrare allo Studio 54, all'interno di quelle macchine Giorgio Moroder capisce che deve inserire qualcosa di caldo, qualcosa di umano. Questo connubio macchina eterna, non stoppabile, deve fondersi con il corpo, con qualcosa che sia come abbiamo detto sexy, erotico, e cioè con Donna Summer. Donna Summer aveva già prodotto insieme a questo team un, un brano da 17 minuti che si chiamava I Feel Love, su una copertina che è questa, che venne definita all'epoca, eh, vedete soprattutto al retro, un inno, un inno esplicito all'autoerotismo. Insomma, come dargli torto, Donna Summer ha un, un miagolare che è assolutamente orgasmico, venne, venne definito così con un aggettivo forse che faceva la sua prima... La sua prima apparizione nella critica del rock. Um, donna Summer è una cantante americana. Il suo vero nome è la donna Adrian Gaines, che sposerà poi eh, un tale Sommer e per un errore verrà tramutato in Summer. Comunque, lei nasce eh, negli Stati Uniti. E ehm, lì, come tutti, ha una formazione più legata alla Chiesa, al gospel. Ehm, anzi, la madre è, è una fervente credente di, una, eh, di queste particolarità religiose estremamente rigide. E non c'è niente di meglio che un'educazione rigida per metterti in difficoltà e per far sì che poi tu possa, possa cercare altro. E quindi lei comincia a ascoltare i Behaviant Underground, Janice Joplin, ma soprattutto vuole che la sua voce sia messa al servizio di qualcosa di più potente. E quindi fa le audizioni per Eir. Famoso musical, non viene presa per quelle americane, ma va in quelle, eh, viene presa per il cast di quelle che si svolgeranno in Europa. E allora lì arriva a Monaco e lì lì incontra immediatamente Moroder, che mi capisce le intuizioni di grandi cantanti, ma capisce che c'è qualcosa di più, che è una diva, che dice ehm, che ha, porta all'interno di una musica che lui già immagina seriale e fredda, qualcosa di caldo. E allora. I feel love nasce sotto questi presupposti, l'umano e non umano, la macchina e l'uomo che, ba che balla quel ritmo. E questo testo, che è un testo molto, molto basico, molto semplice, fatto di quelle frasi che nel disco music sembrano quasi Kierkegaard, cioè, Oh, it's so good, it's so good, I feel love, sono quasi degli status. Ecco, glieli fa cantare e, e, e durante le registrazioni torna sempre, li fa in quello che si dice one take, una volta sola, nessun remake. Lo fa. E basta. E funziona. E c'è questo, questo Moog Modular 3P, che è una macchina su cui Morader e il suo team sperimentano. Ci sono vaghi archi, io vi consiglio di vedere le esibizioni dal vivo, ci sono coriste, probabilmente c'è un theremin, c'è Donna Summer che ondeggia davvero come una diva greca. Ecco, tutto questo Funziona per l'intuizione, per il genio di tutti quanti. E, e, e ci, ci sono anche degli, degli aspetti tecnici per, per, per i nerd eh, appassionati di strumenti: c'è un piccolo delay, c'è un ritardo che fa sì che ci sia un eco costante, ci sia quasi una forma circolare all'interno di I Feel Love, che è un brano che probabilmente. Potrebbe non finire mai. E funziona, infatti, è così: funziona ancora eh, nelle piste, va avanti, ed è, ed è quello che poi prelude a quella che sarà la musica trans, cioè quella che ipoteticamente non finisce mai e ti porta in un lupo eterno. E la gente balla e si diverte su I Feel Love, e, e, e I Feel Love risuona nello studio 54. E allora, forse, per finire questa storia, bisogna andare a capire cos'è successo là. a due persone. Uno, Atanel gioco, e come ho detto, è una storia piuttosto horror, perché Tunnel Joe è il martire della modernità. Tunnel Joe non ce la fa, rimane incastrato, come davvero in un film di serie B americana. Non riesce a uscire dall'impianto di reazione, e lo so che è una storia triste, ma dobbiamo pensarlo così, un martire non solo della disco music, ma di quello che è il mondo moderno. Cioè del desiderio assoluto di arrivare alla fine... E di poter fare sempre e comunque ciò che ci conduce alla modernità. No, eh, non, non è possibile immaginare una storia così. Ma invece il tunnel Joe rimane incastrato. E chi se ne accorge? Se ne accorgono poi i proprietari dello Studio '54, quando cominceranno a sentire purtroppo l'odore della sua decomposizione. E lo so che questa è una storia pessima ed è, ed è una storia terribile, assolutamente in contrasto con la goduria che invece viene fuori dalla disco. Però anche la, la storia di quella New York pessima e dello Studio 54, perché anche lo Studio 54 non se la passa benissimo. Alla fine chiude e chiude nella maniera peggiore, ma nella maniera più, più banale, cioè eh, un giorno, eh, pensate che ecco, la cosa folle è che lo Studio 54 rinnovava ogni giorno. Il suo eh, la, la polizza, la licenza per vendere alcolici non ne aveva una duratura, ogni giorno doveva rinnovarla. Un giorno, Steve Rubello, chi per lui, se ne dimentica e cosa succede? Banalmente, che la polizia viene, entra dentro e, e, e prima è una semplice ammenda, poi però quando loro, Steve Rubel e gli altri cominciano a vantarsi che fanno più soldi della mafia, un giorno vanno allo studio 54 e invece che sentire Donna Summer, I Feel Love eh, che risuona, trovano sacchi di droga e sacchi di soldi alla fine vanno in prigione Steve Rubel e il suo team e prima di andarci decidono addirittura di dare un party, il Going to a Prison Party, però le cose non funzionano bene perché quando tornano anche New York è cambiata tutto ciò che era legato alla disco music sta per essere spazzato via, arriva il punk, ehm, c'è l'AIDS che sta mettendo un sacco di vittime, soprattutto nella comunità gay e in quella legata ai club e alla disco music. E quindi probabilmente crolla tutto, se ci pensate, lo Studio 54 quell'idea di disco music, la gente comincia a odiare il, il, la disco music, il, il rock si riprende la sua base e spesso fa dei falò buttando dischi di, di, eh, della disco music, il che è irriverente, soprattutto nei confronti del povero Tannel Joe, ma soprattutto nei confronti di Donna Summer e di Giorgio Moroder, che infatti di in questa storia in realtà dove molte cose sono andate male, sono gli unici che rimangono e I Feel ancora oggi eh, troneggia nelle playlist dei DJ migliori e ci ricorda che soprattutto quella musica, che era una musica destinata al disimpegno e alla goduria, nascondeva dietro una straordinaria intuizione musicale, quella di Giorgio Moroder e di Donna Summer, che a me, ai noi non è più con noi. Eh, nel frattempo è mancata, ma è rimasta come icona di quegli anni, ma soprattutto come idea e piccola particella umana calda e sexy, in una musica invece fredda, seriale. Ma estremamente compulsiva, e cioè, come dire, assolutamente capaci di buttarci ancora. Chi è che non resiste ai fill Love, il sottoscritto stesso, che è una specie di paracarro, anche quando andava in discoteca e si vantava di essere quello che ascoltava la new wave e sapeva a memoria tutte le canzoni di Lurid, se partiva ai film, Love, beh, anch'io non potevo resistere, e seppur goffamente, parlavo.